Ciao a tutti amici e bentornati nella mia cucina di C'è un gatto per te. Oggi vi preparo un risotto con fichi, gamberi e gorgonzola. Vediamo gli ingredienti. Fichi, riso carnaroli, gorgonzola misto con mascarpone, cipolla, gamberi, brodo vegetale che ho già preparato con sedano, carote e cipolla, vino bianco, olio evo, pepe nero e sale. Iniziamo a tritare la cipolla e la facciamo stufare a fuoco dolce. Come avete visto, ho già pulito i gamberi, ho tolto il filo nero dell'intestino e adesso li andiamo a tritare. Li rimettiamo nella ciotola, aggiungiamo dell'olio. Sale, pepe e li facciamo insaporire. Togliamo la buccia ai fichi e li tagliamo a pezzi. La cipolla è ben dorata, passiamo alla cottura del riso. Lasciamo tostare per qualche minuto. Adesso aggiungiamo il vino e lo lasciamo evaporare. Sempre mescolando, aggiungiamo qualche mestolo di brodo. Man mano che si asciuga, andiamo ad aggiungere l'altro. A metà cottura aggiungiamo i fichi. Continuiamo a mescolare. 2 minuti prima che il riso sia pronto, andiamo ad aggiungere i gamberi. Assaggiate, regolate di sale. Aggiungete del pepe nero. E sempre mescolando, infine aggiungiamo il gorgonzola. Spegniamo il fuoco e lasciamo riposare per 2 minuti prima di impiattare. Facciamo una preparazione più carina per i nostri ospiti. Prendete un coppa pasta. Mettiamo il riso, e dopo andiamo a decorare con qualche filetto di gambero e di fichi. Risotto con fichi, gamberi e gorgonzola. Pronto? Alla prossima video ricetta, grazie, ciao!